canale, io sono Gianina. Io sono Montea. Oggi vi faremo vedere cosa compriamo noi per la dieta e non solo. Prima di tutto iniziamo, la spesa è stata fatta a Eurospin. Iniziamo con... Non è che ti danno il copiaio tutto normale. No amore, iniziamo con la pizza, questa è fantastica, vero Matteo? È buonissima, è la pizza con mozzarella di bufala. Invece io per la prima volta ho comprato questa pizza e della, come si chiama? Amo essere senza glutine, pizza margherita con farina di grano saraceno e mozzarella filante senza lattosio. Vi volevo far vedere la differenza. Questa qua normale ha per 100 grammi, vediamo un po', 226 calorie. Ecco che sono rimasta fregata. E questa invece per 100, 270. Grassi 7,8 questa. Ma sono rimasta fregata perché avevo letto male. Pensavo che questa senza lattosio era meno calorica. Invece è calorica come questa. Vabbè, la sacciamo e la mangiamo. Quindi state sempre attenti, dove c'è scritto senza lattosio o senza glutine non vuol dire che è meno calorica. Infatti 100 grammi 2,70, invece quest'altra 2,26, quindi ce n'ha di meno. Questa c'ha 9,6 grassi, questa ce n'ha 7, questa c'ha 39 carboidrati, questa ce n'ha 30. Quindi ci siamo rimasti proprio fregati, Matteo. Proteine 5,6, 7, alla fine è meglio questa normale di Matteo. Vabbè, mi mangerò questa comunque. Adesso la mandiamo in cucina così nonna ce la cucina. Sì, intanto in due tempo io. Ciao. Oggi, come avete capito, faremo il video della spesa dove io faccio il senso incomodo. Ah, ma io mi divertivo andando a me. Perché cosa la facevi? Iniziamo. Abbiamo comprato i limoni. Poi abbiamo comprato la passata di pomodoro. Tante bottiglie, tante, che noi compriamo tanto. 3. Poi abbiamo comprato 3 bottiglie di olio di girasole. Capito, Matteo? Poi abbiamo comprato la patata, le patate, compriamo queste sfuse perché sono sia più carine e costano anche di meno, così risparmiamo, giusto Matteo? Sì, ma era meglio se erano gratis. La mangiavo? No, era meglio se era gratis. Se era gratis, è certo. Poi, non so chi mi segue su Instagram, sa che io sono nessuno. Una grande... Ma come nessuno, sì, mi seguono. E sapete che io sono una grande bevitrice di infuso di semi di finocchio. Ne ho comprate. Questo amo essere biologico, ne ho prese 4. Parliamo di Eurospin, ragazzi. Costa 99 centesimi. Ottimo, ottimo, ottimo. Eccolo il quarto. Aiuta a sgonfiare il pancino e ad eliminare tanta acqua. E poi è anche buono, così lo mangiamo senza zucchero. Bla bla bla. Qua ci abbiamo il latte scremato. Una marea. Poi ho comprato i filetti di sgombro all'olio di semi di girasole. Basta che tiriamo fuori dall'olio. Che è successo? Tieni. E qua sono le sardine. Eliminate qualche caloria togliendo l'olio. Poi qui abbiamo i spinaci congelati che Matteo si rimangerà tutti da solo. Sì, bugiardo. Non ha comprato il senape. Ho trovato una volta il senape senza zucchero, è fantastico, lo devo ritrovare da qualche parte. Qua il mojo, così Matteo lava bene per terra. Le cose che vedete che non fanno parte della dieta vuol dire che mia madre ha fatto danni. Questi sono i grissini torinesi senza olio di palma.
capito? Qua ci stanno le spugnette per lavare i piatti, capito? Li devi lavare tutti. Madonna, questi sono i biscotti frullini, frullini. Vedete che noi compriamo anche cose che non sono da dieta. Cioè, mia madre che fa queste cose. Poi qui c'è il lievito. Che te ridi, tanto io sto sana e voi no. Ah, ecco. Lievito fresco. Poi qui abbiamo i fiocchi del latte che sono buonissimi. Passiamo alla prossima borsa. Ce ne abbiamo altre 4. Io faccio quanta bandiera di roba. Dammeli, dammeli, li mettiamo qua. Ma fa una cacciare questo video, ma te. Passiamo al prossimo. Abbiamo comprato le mele. Ti piacciono le mele a te? La farina di mais. Che a Matteo adora la polenta, la adora letteralmente. Ho preso l'Energy Drink Energy Cola, che è senza zucchero, così ogni tanto ci viziamo. Un altro filetto di sgombro che Matteo se lo apre e se lo mangia. Poi i pompelmo che adoriamo, sono fantastici, buonissimi. Ma perché sono io devo mangiare? E le banane! Guardate quante, queste dureranno 5 giorni, perché qui a casa nostra... Ma sono io devo mangiare tutta questa roba, perché sono io? Io sto scherzando. Qui invece ho comprato... Perché ci sono solo io in questa casa. Voglio bere questa. Mi parte un'unghia. Vediamo un po'. Buonissimo. Già. No, grazie. Se no tocca cose sane. Allora, questi sono 3... Che sono questi? Avocado. Che stava 1,40... 1,40 all'uno. Poi le noci. Mangiate frutta secca, non tantissima che ingrassa, ma in giuste quantità, 15-20 grammi al giorno, le vostre arterie diranno grazie, grazie, grazie. In pratica colesterolo buono. Qui abbiamo i pomodori pacchino, 2 bustine, un altro nocciolinox e poi questa... Questo iceberg, come si chiama questo iceberg, no? Lattuga iceberg, perché regge di più un frigorifero e possiamo prendere un pezzetto e mangiarcelo. Che cosa ti è piaciuto del frigo adesso? Le mele, niente. Le banane? Niente. I pompelmi? Niente. Ma come, le banane non ti piacciono? Sì. Sapete con cosa fa Matteo merenda a scuola? Dillo un po'. Le banane. Con la banana, lui non si porta la merendina schifosa piena di olio di palma e di zucchero bianco. Lui si porta la banana. Bravo Matteo! Sarà sano e forte. Il mio livello di potassio come è alle stelle. Allora, ho scoperto questi biscotti. Si chiamano sempre Amo Essere Biologico. Frullini integrali ai 5 cereali con zucchero di canna. È veramente buono. Beh, non devi sempre mangiare un quintale, però uno o due ogni tanto. È un vomito. Come un vomito? Dove hai visto il vomito? Ma sta cosa qua? No. Sembra un vomito. Vabbè. Poi ho comprato il petto di tacchino all'1%, mi raccomando, meno grassi animali. Ovviamente qualche altro. I cetrioli stavano a 99 centesimi, buoni, buoni. Il pane. Che buono, buono. La pancetta affumicata. Per nonno. Qua il burro bavarese, diet e colesterolo. Le sardine all'olio di semi, un altro. Mi sono presa i popcorn perché una volta avevo voglia proprio di popcorn. E questo è senza grassi idrogenati. E si fa al microonde, quindi c'ha meno... Questo è il vino per cucinare. Vedi che carine le bozzette vicine vicine. Capito? Poi
Il vino, non ha comprato il vino, ma se vuole ubriaca con nonno, mi sa, Nonno, mi sa che non è pure stato per ubriaca. E come no? Se bevono il vino. No, non ho ricomprato la mia famosissima farina di camut, raga. Ha solo 67 di carbo, quindi è ottimo. Un'altra lattina di sta roba energy drink. Stasera parliamo così, tum. Con quanta energia ci siamo dati. Questa qua, i cavoletti di Bruxelles. Qua c'è un formaggio che mamma compra, tipo la feta, una roba così. Cavoletti di Bruxelles ci piacciono. Mi sono comprata il minestrone perché c'è voglia qualche volta la sera di non cucinare troppo, allora butto questo che nella pentola. No, qualche volta capita, no, che non te va di stare lì a cucinare. No, no, e allora? Ah, perché il minestrone ha mangiato solo i malati, dice. Sono vecchietti. Ma quale vecchietti? Tu sarai vecchietto. No, però sono più di Ah, volevo prendere la farina bianca che compra mia madre per vedere. I carbo sono 73 e questi sono 67, quindi ne risparmiamo. 354 calorie, questa 3,44, questa carboidrati di cui zucchero, vabbè, proteine 10 grammi, questa proteine 14 grammi, quindi preferite la farina di camut, che è molto, si lavora bene, ottima. Poi per i miei pancake bravi, succo del pompelmo, non ha zucchero. Però non esagerate con le cose, con i conservanti. Guardate che cosa ha comprato mamma. Dici che devi stare a dieta con gente che abita in questa casa e che mangia queste cose. Che te lecchi le labbra? Ti è voi? Lui si lecca le labbra, ma queste cose non le mangia mai. Stracciatelle. Volete sapere? A me manco mattizzano queste cose. Ecco, mattizza più una galetta di faro con sopra un po' di burro d'arachidi e marmellata. Tu vai così, ma a me piace. E i bocconcini di pollo che Matteo ama. Madonna, Matteo, ma che video stiamo a fare? Ma che figure stiamo a fare? Non ha comprato tutte schifezze, biscotti con cioccolato, non so che so. No, vabbè, la cioccolata, alle frag. Nonna ci sta rovinando il video, Matteo. Un'altra galette di farro. Il succo tropicale, sempre senza zucchero. Sono schifezze ha comprato nonno. Qua l'ananas, anche questo senza zucchero. Mamma mia, alza la galetta di riso, impari. Poi mi sono comprata io i grissini perché 10-20 grammi ogni tanto ti leva quella cosa di sfizio. No, vabbè, guarda. Cioè, ma noi che figure facciamo questo video? Nonno ha comprato tutte schifezze. I gnocchietti che piacciono tanto a Matteo. Ho già in mente il titolo. Che titolo? Alla faccia della dieta. Alla faccia della dieta. Allora metteremo alla faccia della dieta. Voi dovete sapere che io e Matteo siamo un team molto affiattato. Noi parliamo molto di che film, di che video fare, dei titoli, di che tipo di video fare, quale va, quale no. Ma io e Matteo siamo proprio una squadra, lavoriamo sempre insieme, ci confrontiamo, ci diciamo: che dici Matteo se faccio questo video? Lui dice sì, puoi farlo, che va bene, che non va bene, potrebbe andare, non potrebbe andare. Con lo stesso faccio anche io con il suo canale. Anche Matteo ha un canale, si chiama RisateTube, trovate il link in info box, andate ad iscrivervi se vi piacciono i videogiochi, magari i vostri figli, amici, fratelli, eccetera, eccetera. Perché ci divertiamo troppo, siamo due matti, Sì, i loro pronipoti. I nipoti, quelli che sono pronipoti. I pronipoti, ma perché i miei video lo vedono solo le vecchie, le nonne? Sì. Allora, un'altra galetta di faro, preferisco il faro perché ha meno carbo, sta a 69 anche questo. Poi questa che è? Ah, sono quei pezzi di carta bianca che si mette in lavatrice per evitare il trasferimento da un colore all'altro. Mamma lo usa ed è ottimo, poi costa meno di quelli di marca. Ma è bravo!
Acchiappa? Un altro formaggio qua, Quartirolo si chiama. Questa è violenza sui minori, dai. Ma quale violenza? Non ti ho fatto niente. Poi queste dai, invece sono le salviette struccanti. Allora, salviette struccanti sono le uniche che a me, che ho la pelle delicatissima perché io sono una principessa, non mi bruciano. Le altre tutte, Nile, tutte le marche, super marche, mi bruciano. Invece queste no. No vabbè, ma te, poi ci sta la maionese, i cosi, ma che cacchio di video stiamo a fare? Non ha comprato la peggio cosa, cioè guardate, c'è la carestia, mo arriva la guerra e non ha comprato due cose di formaggio. Mamma mia, la faccia, del mio video, barrette di cioccolato, un altro variegato al cacao. Ragazzi, vi giuro, io non tocco sta roba, non la tocco da un anno. Maionese, boh, niente. Allora, ci è finita la batteria. Dove eravamo rimasti? Alla maionese? Aspetta che ci manca un mio pollicione. Al suo pollicione. Maionese, vabbè, l'olio, altri fiocchi di latte, i finocchi e abbiamo finito. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi anche al canale di Matteo, trovate il link nell'info box. Ha un canale divertentissimo di gameplay o di play game, di gameplay, di gameplay. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare un like. Chi vuole essere seguito da me in dieta Gianina, trovate le mail nell'info box, mandate un'email a dietajanina@gmail.com. potrete ritornare ad essere felici per voi stessi. E seguitemi su Instagram, visto che Matteo dice che adesso non mi segue. Parmigiamo insieme, ci vediamo al prossimo video. Ciao brutti, noi adesso ci mangiamo la pizza. Pizza. Chiama la pizza, ma te? Pizza. Ma forte, così non ho deserto. Pizza.